autoriciclaggio, un arresto e 5 indagati, sequestrati 2 bar ed un ristorante. Vaccini, direttore Volpe, al lavoro per completare i richiami. In campagna arrivate 8.190 dosi. Attese 33.930 unità Pfizer e 6.300 Moderna. Covid, rientro in classe, nel Sannio, tutto regolare. Calcio, il saluto commosso di maggio al Benevento e ai suoi tifosi. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento e gli agenti della Questura hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Benevento nei confronti di un uomo indagato per i reati di intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Sono stati eseguiti sequestri di alcune società allo stesso riconducibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo pluripregiudicato e già condannato per reati in materia di stupefacenti, usura ed estorsione nel corso degli anni aveva impiegato e trasferito in svariate attività economiche e imprenditoriali il denaro proveniente dalla commissione dei reati. Inoltre aveva intestato alla moglie e al figlio società e imprese a lui direttamente riconducibili e da lui concretamente gestite, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. Gli accertamenti hanno palesato un'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli reali. Le indagini hanno consentito di procedere in stato di libertà nei confronti di ulteriori 5 persone a vario titolo coinvolte in concorso nel reato di intestazione fittizia di beni. È arrivata in campagna la prima parte della spedizione settimanale attesa di vaccini Covid-19. Lo si apprende dall'unità di crisi della campagna. Sono stati infatti consegnati i primi 7 vassoi Pfizer per un totale di 8.190 dosi che sono state distribuite dalla regione, all'ASL di Avellino, all'ospedale Moscati del capoluogo irpino, al San Pio di Benevento, all'ASL di Napoli per Ischia, all'ASL di Salerno per i presidi di Polla e Vallo della Lucania. In arrivo altre 33.930 dosi Pfizer attese che saranno distribuite negli altri centri vaccinali. In totale la campagna avrà quindi 42.120 dosi Pfizer. Sono in arrivo sempre questa settimana anche 6.300 dosi di vaccino Moderna. Il direttore generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, ha confermato ciò che aveva annunciato a TV7 la scorsa settimana, ovvero l'arrivo di 1.000 dosi di vaccino Moderna e che contestualmente proseguirà il piano dei richiami vaccinali. Per i vaccini Moderna non sarà necessario per la loro conservazione ed efficacia, ha detto il direttore, l'utilizzo delle strutture dell'ospedale San Pio. Infatti l'ASL potrà contare sui frigoriferi in dotazione alla farmacia e ai ambulatori aziendali. Orientativamente dal 10 febbraio inizierà la seconda fase anche nel Sannio. Intanto domenica sono stati 22.700 gli over 80enni che si sono prenotati sulla piattaforma attivata dalla Regione Campania nel fine settimana per effettuare il vaccino anti-Covid. Ancora un decesso a causa del Covid-19 all'ospedale San Pio. Si tratta di una 79enne di Pomigliano d'Arco. Sono 2 i pazienti sanniti, guariti dal coronavirus e dimessi. L'ASL di Benevento ha processato altri 473 tamponi, dei quali 28 risultati positivi. 4 di questi sono sintomatici e 24 asintomatici. Sono 20 i guariti delle ultime 24 ore. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato 289 tamponi, dei quali 27 risultati positivi. Di questi 12 rappresentano nuovi casi relativi a soggetti residenti in provincia di Benevento, mentre gli altri 15 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. È filato liscio il rientro in classe per migliaia di studenti degli istituti secondari di secondo grado della città di Benevento e dei centri più grandi del Sannio. Dopo mesi di didattica a distanza, il 50% degli studenti è tornato a scuola. Il piano anti-assembramenti predisposto dalla prefettura con le forze dell'ordine ha funzionato. Tutte le scuole sono state presidiate da agenti di polizia e carabinieri impegnati a sorvegliare gli istituti superiori, mentre gli agenti della polizia municipale sono stati in pattuglia davanti alle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Non si sono registrati episodi di assembramenti, i ragazzi hanno mantenuto le giuste distanze e indossato correttamente la mascherina.
Sono 994 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 36 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Di questi, 37 sono sintomatici. I tamponi processati in giornata sono stati 8.417, di cui 759 antigenici. Sono 8 i morti e 1.075 i guariti delle ultime 48 ore. La provincia di Benevento procede ad uno screening su base volontaria dei consiglieri provinciali, personale dipendente, il personale di staff, operai e operatori forestali e delle società partecipate. Lo comunica il presidente Di Maria, che sottolinea come questa misura si inquadri nel contesto delle altre iniziative condotte sin dall'aprile 2020, finalizzate a prevenire e contenere il contagio da Covid-19. Il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato con propria delibera lo schema di bilancio di previsione 2021-2023. La sessione di bilancio riguarderà unicamente l'intervento per la lettura e l'approvazione da parte del Consiglio provinciale, essendo sospesa l'applicazione delle disposizioni relative ai pareri dell'Assemblea dei Sindaci, sia per l'approvazione dei bilanci preventivi che consuntivi. Il 2020 appena concluso è stato, nonostante l'emergenza sanitaria, un anno ricco di iniziative per il Comitato UNICEF di Benevento, che si proietta nel 2021 con obiettivi importanti rivolti sempre al sostegno e all'aiuto dei bambini. Nel bilancio dell'anno più difficile c'è sicuramente da ricordare il Natale UNICEF 2020, che si è contraddistinto per la particolare generosità delle associazioni sannite che hanno sostenuto le attività e i programmi del Comitato Provinciale di Benevento. Il tutto grazie all'apporto e al supporto di soci, associazioni varie e sostenitori che hanno volontariamente e gratuitamente dato il loro sostegno concreto. Festa antica, misteriosa, con discendenze arcaiche e forti legami con la natura, il 2 febbraio è la Candelora. Le candele accese vanno ad identificarsi con il sole che, ancora debole, cerca di farsi spazio tra il gelido febbraio. Ed è proprio come questo nuovo sole che Ianua cerca di farsi spazio in questo barlume di speranza. Così il 2 febbraio Ianua riaprirà le porte ai visitatori. Aperti anche nel weekend, il sabato e la domenica, con progetti educativi e mostre. Con Ianua Weekend. Il Museo delle Streghe vi aspetta dal martedì al venerdì a Palazzo Paolo V dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica sulle sue pagine social. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon, uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. TV7 ha incontrato nuovamente i protagonisti di questo progetto ambizioso e di qualità. Ascoltiamo l'intervista a Tufo e Pirozzolo. Oggi vi presentiamo le promozioni che saranno presenti per il mese di febbraio e marzo, ovvero la Colorful Air, che l'abbiamo identificata in tre pacchetti, che sarebbe il pacchetto Basic, il pacchetto Medium e il pacchetto Gold. Il pacchetto Basic è un pacchetto con un colore e piega in promozione al costo di 27 euro. Poi c'è il pacchetto Medium, che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi abbiamo l'ultimo pacchetto, che sarebbe il pacchetto Gold, che sarebbe un vero e proprio total look, che è compreso colore, giochi di colore, tonalizzante, taglio, piega e ricostruzione con molecola Plex al costo di 89 euro. Poi continueremo sempre fino al 31 di marzo con la piega in promozione sempre 10 euro. Per tutti gli aggiornamenti vi aspettiamo in negozio oppure seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook. Siamo diventati rivenditori ufficiali di questo grande brand a livello nazionale e mondiale, che è la GHD, in termini di attrezzi elettronici come foni, piastre e quant'altro. In più l'Art Joe Air Design è diventato grande gruppo e fa parte delle clip di Ciro Florio, Makeup Artist, che è un grandissimo maestro, il Ciro Florio, che si occupa di tutti gli eventi a livello nazionale e internazionale. E in più con al fianco il maestro Florio e il maestro Erminio Aiollo, che ci accompagneranno in questo percorso.
Emozionante saluto di Cristian Maggio alla società del Benevento Calcio e ai tifosi giallorossi. Si conclude la mia esperienza con il Benevento Calcio. Sono stati 2 anni e mezzo importanti, intensi, dove ho cercato di dare sempre il massimo. Sono felice di aver scritto una piccola pagina di questo club, portando il Benevento dove conta, in Serie A. Purtroppo con il passare del tempo le cose possono cambiare, si fanno delle scelte, delle valutazioni e quando arrivano bisogna essere coscienti di voltare pagina e andare avanti, ognuno per la propria strada. Voglio ringraziare tutti e a tutti auguro ogni bene possibile. Ciao Benevento. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.